Ciao bambini! Oggi vi racconterò una bella storia che si chiama Il Volpone. Me la raccontava sempre la mia nonna prima di addormentarmi e io l'ho raccontata alla mia bambina. A lei piaceva tanto e me la chiedeva spesso. Spero tanto piaccia anche a voi. Allora iniziamo! Facendo tira tira con un osso spolpato, i coniugi Volpone hanno un po' litigato. E lui, per far la pace da sposino compito, va in cerca di un regalo che le resti gradito. Fa un balzo silenzioso nell'aperta campagna. La notte è pura e fresca. Di su dalla montagna si affaccia sorridente una gran luna in piena. Bene, dice il volpone, magnifico, sereno. E sulla via tutta bianca sen va, guardingo e astuto. E poi, muovendosi come se fosse di velluto, si affaccia su una bianca siepe di bianco spino. Ed eccolo lì, dentro l'aia di un contadino. Un'oca un po' scappata, che frescheggiava sola, al vederlo vicino resta senza parola. Madama, fa lui tutto sequioso, agitando la coda. Dicono che è di moda per le signore essere magre, ossute, snelle. Ma io sono all'antica, mi piacciono belle, grasse, lardose come lei. Creda, mi piacciono tanto che me le mangerei. Qua, fa l'oca che la voce ritrova, ma in me non giova che il volpone la zanna e con lei se ne va. Mentre muoiono per l'aia i flebili, qua, qua. Nonna Carola intanto si desta e passo passo, parendole nel sonno d'aver udito chiasso, si affaccia alla finestra e guarda e grida fioca: Oh Gigi, Gigi la volpe! Oh Gigi, Gigi l'oca! E Gigi, tutto assonnato, col berrettino rosso: Ah, se posso, brutta bestia assassina, se ti posso arrivare! Poi si ributta giù e riattacca a russare. Babbo Volpone intanto a casa è ritornato. La moglie è premurosa, il desco è apparecchiato e i suoi 10 volpini, agitando il codino, dicono tutti contenti: Ma che bravo bambino! Ma che bravo bambino!